tutti, oggi prepariamo un classico piatto pasquale, si tratta del casatiello. Passiamo subito a elencare gli ingredienti. Occorrono 250 g, anche 300, di salame tipo Napoli, 150 g di salsiccia dolce, questi sono 3 etti di scamorza e qua c'è 50 g di grana e 50 g di pecorino, 600 g di farina e lo strutto 150 g. Poi passiamo a questo che è il lievito, ne serve metà, questo è un lievito da 25 g, ne serve metà. Del pepe abbondante, quanto basta ma abbondante, e del sale e dello zucchero e poi dell'acqua tiepida per sciogliere il lievito. Adesso andiamo al procedimento. Come prima cosa prendiamo mezzo lievito e lo sciogliamo nell'acqua tiepida. Alla farina aggiungiamo lo zucchero che aiuterà poi la lievitazione, mischiamo bene, il sale, io non ne metto tanto subito, dopo alla fine assaggio un po', perché non ne va troppo perché già tutti i salami sono insaporiti. E poi prendiamo, incorporiamo lo strutto. Questo è 2,5 e ce ne serve 150. Così. Un pezzettino. Iniziamo a incorporarlo. Adesso che abbiamo mischiato bene tutti questi ingredienti e anche lo strutto, possiamo metterla sulla tavola. E adesso procediamo come se fosse una pizza. Facciamo una fontana, mettiamo dentro il lievito e pian piano incorporiamo la farina. Ecco fatto, ho incorporato anche il pepe nell'impasto. Ecco, vedete? Una bella palla, omogenea, liscia. E adesso mettete un po' di farina sulla spianatoia, prendete un canovaccio, una tovaglia, quello che volete, e lo teniamo così per 2 ore e mezza, massimo 3 ore. Vediamo dopo. Sono passate le 2 ore e mezza. Adesso lo stendiamo. Piano piano, l'abbiamo steso per bene, adesso passiamo un po' i formaggi, tenendo più che altro libero solo i bordini perché poi la arrotoleremo, e poi adesso tutto il resto degli ingredienti, così come vi viene. Adesso andiamo ad arrotolarlo. Piano piano. E con queste estremità lo chiudete. Chiudete qua. E adesso passiamo all'operazione seguente. Adesso prendete la tortiera e con lo strutto passatelo, pucciate il pennello e lo passate in tutta la tortiera per bene. Adesso dobbiamo prendere il casatiello, la parte della cucitura, questa, dobbiamo metterla verso il basso. Ok, dopo questa operazione, un'altra ora a lievitare.
Ecco, il casatiello è lievitato un'altra ora e adesso lo mettiamo in forno a 180 gradi per 50-55 minuti. A dopo. Ecco, il casatiello è pronto. C'è un profumo, adesso mettere una fettina per farvi vedere, ancora bollente. Una bontà. Ciao, alla prossima!